Al 12 giugno mancano ormai pochi giorni e tutti gli elettori italiani saranno chiamati a votare per il referendum sulla giustizia. Si tratta di 5 quesiti riguardanti la legge Severino, le misure cautelari, la separazione delle carriere e la valutazione dei magistrati e le candidature al CSM. Il molisano Filippo Poleggi, militante del Partito Socialista, annuncia la sua adesione allo sciopero della fame indetto a livello nazionale, una decisione assunta per resistenza e protesta per la mancata informazione sui referendum della giustizia. E il primo dovere era quello di informare, non con piccoli spot all'ultimo momento, e approfondire perché i cittadini possano scegliere in scienza e coscienza. Attraverso i nostri microfoni Poleggi ha rivolto un appello agli elettori molisani. Il mio appello è innanzitutto di andare a votare per non privarci di questo strumento importante. Ferdinando Tornato stamattina mette in evidenza il paradosso di tutti quelli che volevano il cambiamento della politica e poi vanno con l'astensione, con la non partecipazione, vanno ad ammazzare il principale strumento di possibilità di influire da parte dei cittadini. Io sono, quindi questo è il primo appello che mi sta a cuore come cittadino ispirato allo Stato di diritto. E poi per il sì, voglio dire che questi sono questi quesiti, c'è qualcuno che non vota perché c'è Salvini, ma non si può scegliere per questo motivo. Voglio ricordare, nel 1986, io come giovane segretario della Federazione Provinciale Socialista, con un coraggioso cancelliere, qui abbiamo raccolto le firme per questi referendum. Oggi sono tale e quale, poi chi ha ritenuto di condividerli non deve essere motivo per sottrarsi a questo appuntamento.